E ora a Roma non è esclusa la pista del dolo in merito alle cause dell'incendio che questa mattina, circa attorno alle 4, si è sviluppato nella sala apparati della stazione di Roma Tiburtina, tra l'altro destinata a diventare il principale scalo romano e snodo dell'alta velocità. La struttura del cantiere della nuova stazione, che contiene soprattutto materiali laterizi, con il passare delle ore rischia sempre di più il collasso e tante sono state le ripercussioni sul traffico ferroviario. Ma non solo. Subito diamo la linea al nostro inviato Matteo Parlato. Di nuovo buongiorno. Buongiorno, sì, come hai detto tu, non si esclude il dolo e oggi pomeriggio ci sarà una riunione fra le autorità e i tecnici di Trenitalia per cercare di capire quali sono state le cause di questo incendio che ha distrutto, ha messo proprio, ha spezzato un nodo centrale della rete ferroviaria nazionale. E vorrei ricordare che proprio poche settimane fa su una linea TAV è stato trovato un missile terra-aria. Ora certo non si può, è troppo presto per correre alle conclusioni, però volevo soltanto ricordare che c'è stato già un precedente attentato. Comunque oggi pomeriggio sapremo più chiaramente cosa sta succedendo. Poi c'è un altro lato, i vigili del fuoco stanno lavorando contro il tempo perché, come hai detto te, c'è un problema di collasso strutturale, ovvero l'alta temperatura generata dalle fiamme ha messo in pericolo proprio il solaio della stazione, quindi c'è un rischio crolli, un rischio che deve essere assolutamente scongiurato, perché altrimenti la situazione, che è già molto complicata, diventerebbe sicuramente tragica, veramente di difficile gestione, sia per quanto sta succedendo qui a Roma, sia per tutte le ripercussioni sul traffico dei treni su tutta la rete nazionale. Se non avete altre domande, dalla Tiburtina vi restituisco la linea. Ovviamente più tardi per gli altri aggiornamenti.